I tecnici no, per favore, i tecnici no, abbiamo già dato. È passato così poco tempo dal governo tecnico di Monti che ce lo ricordiamo tutti. E ce lo ricordiamo tutti per le nefandezze compiute da quel governo, nefandezze che hanno portato ad uno sconquasso del nostro tessuto economico e imprenditoriale con decine di migliaia di fallimenti e 13 trimestri consecutivi di recessione, oltre naturalmente alla distruzione di buona parte del tessuto sociale. Io ritengo che non ci sia un solo italiano appartenente ad una qualsiasi categoria lavorativa che possa ricordare con favore il governo Monti. La disinformazione mainstream ha cercato, e per alcuni versi cerca tuttora, di giustificare quella carneficina sociale cercando di far passare quelle misure scellerate come indispensabili per salvare l'Italia dal default. Nella realtà, come tutti sappiamo, tutti gli indicatori economici, ma proprio tutti, dal crollo del PIL all'ammontare del debito pubblico al tasso di disoccupazione e così via, l'elenco potrebbe durare a lungo. Insomma, tutti gli indicatori economici sono nettamente peggiorati. Quindi non solo i media al solito ci hanno disinformato, ma continuano ad ospitare Monti sulle pagine dei giornali e dalla TV, facendolo passare per un esperto. Questo è il risultato dei tecnici, dei professori. Quindi dico, Dio ce ne scampi. Ma oggi sembra impossibile, ma c'è chi invece addirittura propugna un nuovo governo dei tecnici. Verrebbe da dire, beh, o è un pazzo, oppure è un farabutto. Chi è questa persona? Dai, la conoscete tutti. È Beppe Grillo, che dopo il post col quale aveva di fatto annunciato a tutti, anche a Di Maio, che il Movimento 5 Stelle non avrebbe lasciato il governo facendo il più clamoroso dei voltafaccia della storia dell'Italia repubblicana, ha pubblicato un altro post, del quale curiosamente non è chiaro nemmeno il titolo, poiché nell'anteprima che compare nella home page si legge come titolo Poltrone immaginare, mentre se si clicca appunto per leggere tutto l'articolo, il titolo diventa Poltrone immaginarie, col quale appunto annuncia la volontà di proporre ministri non politici. Ovviamente, infatti, la proposta di ministri tecnici doveva essere in qualche maniera giustificata e si prende quindi come scusa quella di smontare una delle accuse che vengono mosse ai 5 Stelle, ossia quella di aver fatto questo voltafaccia per salvare le poltrone. Ma ovviamente anche questa è l'ennesima presa in giro che Grillo cerca di fare ingoiare agli italiani. Non solo perché poi sottolinea che il sottosegretario, ossia i viceministri, dovranno essere politici, ma semplicemente perché tutte le persone dotate di cervello sanno che le poltrone che il Movimento 5 Stelle cerca di salvare non sono quelle di quei 6-7 ministri, ma quelle centinaia di parlamentari. Comunque, queste le parole precise di Grillo. I ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza assolutamente al di fuori dalla politica. Una frase che, ad essere gentili è priva di senso, ad essere un po' meno gentili fa ridere. Ma dai, ma è facilissimo evidenziare l'assurdità di quello che dice Grillo. Chi è infatti che stabilisce quale sia il mondo della competenza? Quello che per lui può essere il migliore economista italiano e quindi la persona più idonea per ricoprire la carica di ministro dell'economia, per me potrebbe tranquillamente essere il peggiore. E la storia di Monti, presidente della Bocconi, è proprio lì a dimostrare quanto sia vera la mia affermazione. Ma non basta. Non ha infatti nessun significato, nemmeno la frase assolutamente fuori dalla politica. Perché
Ma perché secondo voi, che ne so, un ex presidente dell'INPS può essere considerato una persona assolutamente fuori dalla politica? E naturalmente gli esempi che potrei fare sarebbero infiniti. Ma sapete che a me piace anche nei miei video ogni tanto sorridere. Ritengo infatti l'ironia una sfaccettatura con la quale si manifesta l'intelligenza. E allora, quando questo post di Grillo era stato ripreso praticamente in tempo reale da Mentana nella sua maratona, il giornalista televisivo prestava particolare enfasi alla proposta di Grillo, invitando appunto i suoi ospiti a disquisire sul tema proposto dall'ex comico. E mandava in onda la pagina del blog che riportava l'articolo di Grillo, ma chiedeva espressamente alla regista di zoomare sulla frase che a suo avviso era il fulcro della proposta di Grillo, quella che vi ho riportato prima, insomma, i ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza assolutamente al di fuori della politica. Ebbene, quando successivamente mi sono messo al computer ed ho letto tutto il post di Grillo, ho capito la necessità che portava Mentana nel richiedere al regista di zoomare sulla frase dell'articolo, che comunque è brevissimo. Perché pensate come inizia l'articolo di Grillo, il post sul quale tutta l'Italia ed in particolare tutti i politologi e gli analisti politici italiani dibattono. Questo è quanto scrive Grillo. Questa crisi somiglia sempre di più ad un guasto dell'ascensore. Quello che conta è mantenere la calma, non fare puzze e non dimenticare chi siamo. No, no, che finezza, che eleganza, che signorilità, una metafora stupenda, calma e non fare puzze, mamma mia, e tutta l'intelligenza di sinistra che si mette a disquisire in merito ad una persona che scrive queste cose. Purtroppo, cari ascoltatori, questo è il livello al quale è scesa l'Italia. Allora, che dire? O gli italiani arrivano a comprendere che non possono farsi prendere in giro a vita e trovano il coraggio per cambiare registro, ma per davvero però, oppure non posso che concludere che si meritano tutto questo. Per questo io tifo affinché nasca e cominci ad operare il governo PD Movimento 5 Stelle. Se non è bastato il governo Monti, nasca e operi il governo Monti bis o Conte, tanto è la stessa cosa. Ma alla fine di questa esperienza, però, anche se ne sono certo, sarà tragica. Dicevo, alla fine di questa esperienza però basta. Perché alla fine di questa esperienza, se gli italiani con il loro voto non daranno un decisivo segnale di cambiamento, beh, allora vuol proprio dire che ci meritiamo tutto questo marciume. Ricordo in conclusione una cosa che disse Churchill ad un suo collega di governo, che gli faceva appunto notare come in Parlamento ci fossero degli stupidi, e che quindi questi avrebbero dovuto essere mandati a casa. No, rispose Churchill, anche all'interno del nostro popolo ci sono degli idioti ed è giusto che anche loro siano rappresentati in Parlamento. Aveva perfettamente ragione Churchill. Basta però che gli idioti in Parlamento non siano maggioranza.